perché uno dei pochi comuni in cui si è votato tanto è stato occupato. Volevo buoni vabbè, finiamo qua. Io stavo finendo la mia domanda. Dimmi. È contento che Bondeno è uno dei pochi comuni in cui si è votato sopra il 50%? Sì, è un dato che ovviamente come amministratore locale mi fa molto piacere, certo. Vuol dire che l'operato che abbiamo fatto a livello locale è molto importante e in molti comuni terremotati siamo il primo partito. Per noi che siamo in diretta, è soddisfatto? Si aspettava un risultato così positivo per la Lega? La Lega ha fatto un ottimo risultato. Non lo so. Ma se lo aspettava così positivo? Aspettiamo la fine dello scrutinio di tutti i seggi, però è veramente un risultato entusiasmante, uno schiaffo al governo, perché una percentuale così bassa di voti non l'abbiamo mai vista in Emilia Romagna, che è una regione che tipicamente va a votare, evidentemente qualcosa che non va. A livello italiano, a livello anche regionale, si denota anche nel voto politico di oggi e abbiamo fatto un risultato ottimo in questo mese e mezzo di campagna elettorale che ha contraddistinto comunque, secondo me, anche il buon senso per quello che riguarda anche il voto politico alla Lega. Ma lei adesso cosa farà? Dovrà scegliere se entrare in consiglio regionale oppure aspettiamo l'esito del voto. Alan Fabbri, quanto è merito di Salvini questo voto che non è ancora definitivo, ma il leader della Lega si è speso moltissimo in questa campagna elettorale? Io ho preso più voti dalle liste a differenza di Bonaccini. E questa è la sua risposta? Mi può spiegare meglio? Vuol dire che il candidato comunque è contato molto anche su quello che riguarda il voto politico delle liste rispetto a quello che invece è il voto politico del PD. Gli hanno votato anche gli ex grillini? Bisogna chiedere agli ex grillini. Io credo che oggi il Movimento 5 Stelle non rappresenti più un cambiamento, una novità per quello che riguarda anche un voto nuovo, il volto nuovo della politica italiana è la Lega Nord. Prendere più del 20% nella maggior parte dei seggi emiliani è un dato politico molto importante che ci entusiasma e ci fa guardare al futuro e siamo soddisfatti. Ha sentito Salvini al telefono? È molto contento, sì. Rivendicherà questa cosa a livello nazionale? Ha un'importanza fondamentale, credo, per quello che riguarda anche il voto politico della Lega. Infatti Renzi ha chiesto anche a Bonaccini. Renzi ha fatto un tweet e ha detto la Lega ha asfaltato Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico è stato asfaltato da queste elezioni. Perché ecco. 39% di votanti in Emilia Romagna, che è una regione tendenzialmente di centro-sinistra, denota una disaffezione nei confronti comunque di una politica regionale che non ha dato i frutti negli ultimi anni rispetto a quello che appunto si pensava. È stato un travaso di voti.